in the sofa. Oh, è così. A che ora passano a caricarle? Dovrebbero alle 5, dovrebbero passare. Che ora è? Ah. Vabbè, aspetta. Fa male alla schiena. Una sigaretta? È l'ultima, anzi, c'è due soldi che devo andare a comprare. Due soldi? Sì. Messo peggio di te. Oh, grazie. Quando è che arrivano le 5? Palle. Meglio non saperlo, eh. Che due coglioni. Ascolta, ma tu hai chiesto quelle ore di straordinario dell'altro giorno? Sì. Prendo via un po'. No, ha detto un cazzo che era compreso, cioè ci facciamo un culo così e poi sì, facciamo lo straordinario, eh? E non lo vogliono riconoscere, infatti, cioè per due centesimi in culo, due tiri adesso. Sì, sono fatto tanto. Beh, va. Tutte le portiamo via. Dobbiamo finire. Caricano anche la prossima. Dai. Grossa, ecco qua. Soldi! Merda! Polizia, cazzo! Mi hanno visto, è impossibile! Cazzo! Merda! Che cazzo faccio adesso? Che cavolo faccio? Ma perché ci hai richiamato tutti quanti? Tu sei mia moglie, ovviamente. Voi siete i miei due migliori amici da sempre. Non chiedetevi come, non chiedetemelo per piacere. Però devo farvi vedere una cosa. Guarda cosa c'è qua dentro. Cosa c'è? Guarda. Cazzo! Sono veri, non sono falsi. Sono veri. Wow, Franco! Questa sì. Come l'hai presa? Ti ho detto che è una storia lunga, però non ho fatto niente di male. Sei sicuro? No, fidati, niente di male. Sono nostri? Sì, no, cioè, miei di mia moglie, innanzitutto. No, ho capito, vabbè, ma adesso la vita cambia. Macchine, cambia, locali, sì. Fighe. Non ho mai avuto tanti soldi. Non so come. La cosa migliore è che tu adesso questi soldi li nascondi. Fai la vita di tutti i giorni, non cambi niente. Piano piano li fai fluire, li muovi e ti sistemi per tutta la vita. E vado ancora a lavorare? Sì, per uno, due mesi, tre mesi, sei mesi, non deve cambiare niente. Cosa? Ma figurati, ma sei matto, ma abbiamo una fortuna in mano. Franco, ti devi fidare di me. Siamo sempre stati soci. Io quei soldi te li raddoppio. Davvero? Davvero. In quanto tempo? In poco. Cioè li investiamo. Sì, li investiamo, quello è quello da fare. I soldi chiamano soldi. Esatto. E allora sì, fare socio. Dai. Stai attento. Ma mi fido di Piero, siamo amici, ci conosciamo da 20 anni, no? Lavoriamo assieme. No, poi tu, cioè, studiamo, no? Che lì. No, certo, studiamo la cosa fatta bene, scusa. Sei contento, tesoro? Questi soldi vengono con i soldi. Cambia la vita, ragazzi! Cambia la vita! Oh.
Ascolta Franco, secondo me te lo devi cacciare in quella zucca, che ormai siamo, cioè sei, ricco. Sì, sono ricco, però... Sta vita d'operaio. Ascolta, ho sentito di un locale pieno così di ragazze. Lap dance, striptease, night. Sì. 120.000. Ma che molto! Ma ti immagini che dai? Cioè la gente viene, spende, si incassa dopo. Dove c'è la donna, scusa, c'è il guadagno. C'è il maschio che spende. Aspetta, dimmi una cosa, tu che esperienza, ma secondo te, se noi abbiamo il locale così qua, poi dopo con le ragazze che ci lavorano. Ma quella è la prima cosa, scusa, ma se no non le facciamo lavorare, no? Cazzo, so, ma sì, ma insomma sono molti sti soldi. Certo. Però calcola il guadagno, il guadagno. Ma tu sai come muoverti, cioè hai contatti o no? Certo che ce l'ho i contatti, secondo te è mica sono sprovveduto. Ma bisogna andare, ci andiamo a parlare, o mi spieghi tu? Ti spiego io. Tu mi devi lasciare racconto. Allora. E tutto il resto lo faccio io. Tu ti fidi? Dai. Sai cosa ti dico allora? Sai cosa ti dico? Vedi questo posto? Lo vedi? Oh, così! Tieni, così ti voglio, via questa. Andiamo, via. Via. Grigia, eh? Tu cosa dici? Ma spero che arrivi, che ore sono? È già l'una e mezza. Aia. Un po' dura, eh? Direi di sì. È permesso? Oh, chi c'è qua, di? Giusto appunto. Senti un po', ma lei lo sa che qua dentro l'ultima volta ha lasciato un bel conto in sospeso, eh? Che problema c'è? Oh, Pier, fatto carriera. Cosa dovevo? Sono 600 euro, eh. Sono 600? 5? 6? 7? Pier, quel buon vento. Bene, bene. Il mio amico Pier. Che si vede. Buonasera. Allora... Bellissimo. Ci ricordiamo di tutte quelle belle serate passate insieme? E come poterle dimenticare? Belle serate. Così ne passeremo delle altre. È quello che voglio fare. Grazie. A proposito, avrei parlarvi di affare. Perché non andiamo a metterci comodi? Con piacere. Andiamo. Vedete ragazzi, anche uno come me, la fortuna gira. Da niente. Adesso questo locale posso rilevarlo senza problemi. Davvero? Certo. Le cose cambiano. Anzi, ho proprio intenzione di farlo, di comprarlo questo bel posto. Veramente? Beh, e tu bellissima? Ci andiamo a divertire? Ti ho dato 500 euro. Mi sembra meno. Sempre stupendo. Mi piace. Franco! Allora è questo il posto? Ti ho fatto venire apposta per venire a vedere il locale. Ma sai che bello? Io non me l'ero immaginato, ma non così. La pedana così, eh? Bello. C'è anche il bar, è bello, no? Oh, sono contento. Vabbè, adesso tanto con l'acconto sistemiamo se c'è da fare qualche lavoretto. È andato, eh? Ha speso tutto? Eh beh, quello sì. Vabbè, però siamo proprietari, è nostro. Siamo i proprietari, beh certo. Allora, vabbè, quello è quello che conta. Poi, aspetta, vabbè, adesso è presto, voglio dire, ma... Cioè, quando... certo, che pensi? Guarda che qua è pieno così. Nell'orario quello buono. Pullula. È pieno pullula. Zeppo. Ok, questo è il vestito che hai preso l'altro giorno. Non ti piace? No, no, mi piace come, però se magari spendevi qualcosa in più forse era più bello, eh? Magari ne compro un altro. Brava, e tu Pier, adesso che farai il direttore insieme a me del locale, vedi? Vedi lo stile, vedi la classe, una cravatta, compratela, eh? Bene, 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 bene. Vi faccio vedere il resto del locale. Certo. E brava Cecilia, almeno lei. Già. L'unica cosa che tiene sul locale. Franco, io il mio consiglio te l'ho dato.
Chiudi in fretta, perché adesso sei a zero. Se vai avanti così, vai in rosso. A me servirebbero i soldi più dei consigli. Chiudi, invece ti servono più i consigli. Tanto visto che coi soldi ci fai ben poco. Ciao Cecilia. Ciao. Ciao Franco. Ciao. Asha, ciao tesoro. Come va? Come va? Male, male cazzo. Il locale... Va male tutto, che è una merda sto... Come dici? Se dici? Se c'ho i soldi. Ma come i soldi? Ti sto dicendo che è una merda, che va... Ma che cazzo dici? Ma come non ti penso? Non ho soldi! Sono rovinato, che cazzo dici? Sai cosa mi sono rimasti? Sono quei quattro soldi che tiene Pier nella cassa. Cazzo, mi ha fottuto i soldi, Pier, figlio di puttana, ti rendi conto? Ti rendi conto che è amico di merda? E sai cosa ti dico allora? Lo dico anche a te, sai cosa ti dico? Vaffanculo, Asha, vaffanculo anche tu! Vaffanculo, Pier! Andate a fanculo tutti! Vaffanculo! Un cazzo. Non ho più un cazzo, lo so. È un mese che ti dico, stai attento. Fermati. Fermati. Ho fatto le cose giuste, un locale, le azioni con Pier. Ma che cose giuste hai fatto che avevi 150.000 euro e non hai più niente? Dimmi te cosa hai fatto di giusto. È l'imprenditore. Tu vorresti dirmi che hai fatto l'imprenditore? Sì, certo, sì. Ora che l'imprenditore non vuol dire mica avere due soldi. L'imprenditore vuol dire sacrificio, vuol dire lavoro. Tu sei arrivato, pensavi che con due soldi diventare ricco. Infatti hai perso tutto. Cioè, ma che cazzo faccio adesso? Cosa faccio? Non ho niente. Non ho niente. Torno al tuo lavoro? Sì. Con che faccia mi ripresento lì? Andiamo insieme, ci parliamo. Tanto per il lavoro che era. Dio, non è che... Ti riassumo, dai, cazzo di lavoro.